All'alba un elicottero dei carabinieri ha sorvolato per lungo tempo parte della città. Il faro proiettore a lunga distanza ha illuminato alcune zone di Avellino durante la vasta operazione che ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari. 9 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria sono stati eseguiti nei confronti di persone di Avellino. Il provvedimento trae origine da un'attività iniziata nel 2021 che, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla sezione operativa dei carabinieri della compagnia di Avellino, ha consentito di disarticolare una rete di spacciatori attiva in città. La droga veniva procurata principalmente nell'hinterland napoletano, in particolare dal quartiere di Scampia e da Castello di Cisterna, con spostamenti frequenti e talvolta ripetuti più volte nell'arco della stessa giornata. Le intercettazioni ambientali e telefoniche, l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sui luoghi di spaccio e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti effettuate dai carabinieri hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario. Le indagini hanno permesso di accertare che gli indagati si facevano consegnare anche le dosi del metadone dalle persone in terapia al SERD per poi rivenderle ai tossicodipendenti. L'operazione ha portato alla luce un allarmante quadro indiziario a carico degli indagati che operavano singolarmente in collaborazione tra loro ed anche in pieno giorno nel centro cittadino.